Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video su Clash of Clans. Questo è il primo video della stagione, cioè di tutto il mondo. Questo è un episodio dove attacco in war. Se volete vedere altri episodi mettete like e iscrivetevi al canale. Allora, questa è una war contro un clan molto forte. Da noi abbiamo un TH11, un TH10 e poi altri un po' di TH9. Loro anche hanno un TH11, un TH10, TH9 e TH8. Oggi andrò ad attaccare i 10. I 10 hanno una disposizione molto difficile da attaccare. Quindi iniziamo subito. Qua, truppa qua. Andiamo qua. Sì. Intanto mettiamo qua, tanto che mettiamo pure qua, facciamo così. Con l'arciere. Facciamo così. Mettiamo con i domatori qua, perfetto. Ora aspettiamo, aspettiamo. Domatori, aspettiamo che i domatori facciano il loro sporco lavoro. Da domatori che spaccano benissimo proprio. Se continuiamo così, secondo me sarà un 100. Vai, vai, vai. Vai, giganti, poi con l'aiuto dei giganti schere. Ok, dai, mancano poche difese. Domatori, non mollate. Non mollate. Ma dove sta andando questo, cioè questo mago proprio? Tag life. Ah, vai, vai. Ok, 3 stelle, perfetto. Boom. Ok, allora poi aspettiamo un attimo che distruggano. Qua, portiamo questi motori perché no, era un fail atroce. Ok, allora poi aspettiamo un attimo, si è aperta la finestra di colpo e la sono andata a chiudere. No. Allora, ok. Manca l'ultima colonnetta all'angolo e 100% nostro. Ah, ok, perfetto. Aggiungiamo le 3 stelle qua. Da arriviamo a 12. Perfetto. In chat GG. Vabbè. Mi iscrivo pure io GG col primo account. Ah, con il primo account volevo far vedere che sono arrivato a Titano, soltanto che ho perso un po' di coppe perché sapete come sono fatte queste valchirie, le valchirie che fanno il giro. Ora andremo a vedere qualche attacco in live se c'è, andiamo a vedere. Oppure qualche attacco amico e nemico. Ora dalla parte nostra andiamo a vedere questo tristellamento di Atom su un TH8. Bene, velocizziamo. Allora, lui come tattica usa 8 draghi, 12 mongolfiere. Ah, vabbè, le fulmini che le mette sulle difese aeree per distruggerle. Ok, perfetto. Parte, è partito. I reali mette, buono, perché cercano di distruggere per non, di non far fare il giro ai draghi. Velocità. A questo punto escono le truppe dal clan e le mongolfiere moriranno tipo malamente, credo. Non so, io questo attacco non l'ho visto, lo sto vedendo in diretta con voi. Sì, le mongolfiere proprio addio malale. Ah, ok, re barbaro che si va a fare la cavannetta, fanno pure male proprio. Vai, poi vabbè, i draghi ormai è fatta. Velocizziamo a 4 perché tanto ormai hanno distrutti. Tac. E 3 stelle per noi. Ok, perfetto, perfetto. Vabbè. Allora andiamo a vedere statistiche di guerra. Loro stanno a 4 attacchi usati, 4 vinti. Loro 7 e 7 vinti. Attacchi persi 0-0. Attacchi rimanenti 9. Noi abbiamo fatto tutti 4 stelle, loro no. A parte uno, un fail. Andiamo a vedere. Ah, il mio attacco è eroico. Mamma mia. Poi andiamo a vedere un attacco. Oh.
sul terzo nostro, di Giuseppe. Andiamo a vedere prima di tutto. C'era di GOG. Non la vedevo da tante War. Perché con l'aggiunta, come so, di queste torri bombarole è un po' un disastro, perché lasciano la bomba gigante alla fine. Quindi GG. Allora, l'esercito 20 giganti, 2 golem, 9 maghi, una mongolfiera per stanare, credo, non lo so, un arciere e 4 spaccamori. Poi da notare i reali a 30, mamma mia, tanta roba. Allora, attacca da dove? Ecco, così vediamo tutto. Attacca dall'alto. Questo villaggio poi è molto strano, non so. Allora, gli donano i bocciatori al massimo, dal loro TH12, poi partono, fanno piazza pulita. Da notare che si tengono ancora gli egg rider, cioè i domatori, perché prima vogliono pulire tutto con i bocciatori reali. Da noi esce il drago elettrico, soltanto che con 2 veleno e la regina al 30 che tanca non è una bella cosa. Guarda come l'hanno distrutto subito, cioè ha pochissima vita. Però appena muore è buonissimo che ha questo fuori. Qua mette gli egg rider, poi a livello 5, quindi aveva già capito che 3 stelle sono sicure. Beh, mannaggia. Mette la cura. Secondo me gli siamo. Non userà manco la terza cura. Sì, infatti. Vabbè. Sì, infatti, perché tanto è rimasta una torre e poi ho il barbara 10, quindi non è che cambi molto. Va bene. Vabbè, poi andiamo a vedere. Guarda, io avrei messo la cura al 100 su Garla così. Poi andiamo a vedere l'ultimissimo attacco da parte nostra. Poi andare a vedere un tristellamento, ecco, sul quinto, da parte del 4. Lui ha cosa ho appena detto, non lo so neanch'io. Anche lui sempre con i draghi, soltanto meno mongolfiere. Secondo me è più giusto portarsi più draghi, perché poi, anzi, le mongolfiere muoiono subito, quindi GG. Allora, distrugge anche lui subito, sì. Quella terremoto sarebbe stata utile. Parte da sinistra, in alto a sinistra. Queste mongolfiere così non le ho capite molto. No, in verità non sto molto. Giuro, non l'ho capito. Strano. Allora, vai, partono. Vabbè. Come devo fare? Che TH9 sui TH8. Non credo che ci sia qualche differenza. Cioè, 3 stelle sono sicure. Sì. Vabbè, poi qua distruggono i reali. Molto utili. Ancora con l'abilità della regina. Con tutta la vita. Da notare. Che ora la usa per velocizzare l'attacco. Anche noi velocizziamo replay, però velocizziamo il replay. Allora, poi nel prossimo video, se vedo che vi piace molto Clash of Clans, vi farò vedere come finisce la war e se e starteremo la prossima war. Questo è il clan. Per entrare, i requisiti sono in alto a destra. Fra poco iniziamo pure i giochi, quindi più gente c'è meglio è. E niente, questa war è molto difficile, voglio dirvi. Niente, un saluto, iscrivetevi al canale, condividete i video con i vostri amici del cuore. Va bene, e lasciate un mi piace. Addio.